Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare le nails e ne approfitto anche per portarvi nella nostra giornatina. Oggi è il 23 maggio, ovvero martedì, quindi siamo qui ormai da sabato, domenica, lunedì, 3 giorni. E niente, facciamo colazione insieme. Che dipende dai giorni, a volte andiamo fuori a fare colazione, altre volte invece la facciamo in casa. In questo caso, siccome devo andare a fare le unghie, devo docciarmi, prepararmi tutto e ricaronarlo in palestra, noi ormai Los Angeliani e ho deciso di prendermela appunto così da sporto. Che buono il caramel macchiato. Sono troppo contenta di essere qui, vi giuro. Vabbè, l'ultimo vlog appunto vi ho lasciati un po' così sospesi. Questo video appunto vedremo tutt'altra zona di Los Angeles eccetera. Prima appunto nel primo video siamo andati a San Diego. Però la cosa bella appunto è che ci sono veramente tante cose da fare. Quindi ogni giorno sono andata tipo, bene, oggi cosa facciamo? Nota negativa che abbiamo beccato purtroppo periodo un po' grigio, non c'è il sole, quindi stiamo ancora aspettando i giorni giusti per andare a Malibu, a Venice Beach, che volevamo appunto sole. Noi sfigatelli proprio. Il salone in cui andrò, cioè io come sapete sono un fan delle unghie, no? Quindi seguivo tantissime pagine americane. Ho detto, ma vediamo se magari una di queste pagine che seguo ha proprio un negozio, un salone dove andare a fare le unghie. Guarda raga, proprio recentemente ha aperto Sunny Nails o Nails Sunny, un salone a Beverly Hills. Io ho detto, beh, ma che coincidenza, andiamoci subito. E quindi oggi proveremo il loro salone. Sono già sicura che mi spenneranno come non so cosa. Però vabbè, queste sono le mie unghette ora. Hanno un sacco di ricrescita. E ci vediamo dopo, dai, quando inizio a prepararmi. Poi vi porto comunque in tutta la giornata, così vi faccio vedere anche un po' Los Angeles, Beverly Hills, Rodeo Drive, queste zone qua. Perché queste cose non le fanno in Italia? Grilled cheese è buonissima. Dolcina. Ta-da! Fatta. Nel mentre, tutta appannata, non io che ho preso un colpo perché sentivo il rumore, ho detto ecco, è entrato qualcuno, adesso morirò. In teoria non è entrato nessuno. Speriamo. C'è qualcuno? Sembrerebbe di no. Ma ho chiuso la chiave in tutto ciò. Ok, sì. Svampita come sono, potrebbe succedere che io lascio tutto aperto. Come mi va sto oggi? Allora, sono una sfigata per due motivi. Il primo è che fa più freddo del previsto, quindi tutte le cose in valigia ho freddo. Seconda cosa, volevo mettermi questi cargo con questo top, ma l'ho usato l'altro giorno perché comunque ho maniche lunghe, e l'ho sporcato di fondotinta, quindi non posso metterlo. Volevo mettermi questo, ma è veramente troppo freddo ancora per metterlo. Spero che nei prossimi giorni faccia più caldo. Quindi penso che rimetterò o questa tutina oppure questo vestito di Skims che ho comprato qua, che essendo maniche lunghe forse è meglio. Total black ci può stare. Perché raga, vi giuro, ho provato tutte cose super corte. Infatti ho dovuto comprare anche una felpa ieri perché stavo congelando. Nella valigia qua ho altri vestiti, sì. Ho un altro vestitino nero che potrei mettere, ma per il resto tutta roba corta. Ho piastrato i capelli, ora facciamo skincare. E ho perso un po' troppo tempo e sono un po' in ritardo, mi devo sbrigare. Comunque secondo me qua c'è un sacco di umidità, perché i capelli diventano subito gonfi. Un po' di musica ci sta sempre. Finito il look, questo è il risultato e ora andiamo a vestirci. Eccomi pronta, sono anche cambiata. Questo è il vestito, è super super lungo e sotto ho messo delle sneakers perché devo camminare tanto, anche se sono un po' bruttine. Non ho capito niente. E questa sarà la mia bag. Si vedrà qualcosa? Mi piace un sacco, cioè veste veramente da dio. Anche il look mi piace molto di oggi, non ho messo neanche le lentiggini e la borsetta secondo me ci sta molto bene. Ovviamente mi porterò anche un blazer o una giacca perché fa ancora un po' freddino. Faccio vedere un po' il nostro quartierino, però è molto cute. Beverly Center. Comunque qua c'è una regola strana che se è rosso tu puoi comunque girare a destra. Puoi girare a destra se non vai dritto, quindi sì, non vai a interferire. Sì, ma è strana come cosa, di solito quando è rosso è rosso.
Eccoci raga, sono arrivata, quindi entriamo. Tutti i colorini. Io indeciso. Mi piacciono sempre questi grigi. Oppure questi un pochino più chiari. Carino per anche il locale. Ok, ha fatto la forma, poi togliere le piccole e adesso passerà al colore. Ho fatto la mandorla, non la facevo tantissimo tempo, che dite? Sta mettendo la polverina per far sì che l'aspetto sia così spicchiato, mettendo il lucido sopra, trasparente. Appena uscita dalle nails, provate a indovinare quanto ho speso, mettete in pausa e commentate. Ho speso la bellezza di, per queste, aspetta, ve le faccio vedere meglio. L'effetto non si vede, che è un faccio po' uno specchio olografico tipo. Metti uno specchio. Vabbè, comunque $145. Porca boia. Raga, io non ci credo. Dove stiamo andando di qua? Ti ho detto, mentre facevo le unghie, cerca un ristorante. Secondo voi ho fatto qualcosa? Un picchio, parlare come proprio al muro, così. Io parlo così, uguale. Ehi, no, che ristorante? Dove facendo, andiamo a mangiare? Dove andiamo a mangiare? Oh my god. Era giusto di qua, hai visto? Vabbè, è una, è una casualità. È casualità. Cioè, cavolo vuoi. Vabbè, andiamo a Rodeo Drive. Eccoci, tutti i negozietti. Ok, forse abbiamo trovato un ristorante, quindi ora ci dirigiamo. Ecco qua il ristorantino. Vediamo un po' com'è. Dovrebbe essere thailandese. Che carino che è dentro. Un po' con le piantine cose. Allora, qua abbiamo i drink, che direi che non ci interessano. Antipasti, insalata, piatti, second piatti e i dessert. Non ho ancora preso nessun dolce. Riccardo ora sta leggendo invece il menù del giorno. Questi sono gli involtini. Ah no, dentro c'erano i noodles. Bello caldo. Wow. Queste cose però mi stanno sempre da noodles riciclati e messi dentro e fritti. Però ci sta. Sono proprio i noodles, carotine, verdurine varie. Ho già la faccia del pentimento. Lei li ha presi al pollo e gli ha quei gamberi. Raga, abbiamo trovato un posticino very very good. Sono davvero gustosi. Buoni. Un piattone davvero americano. In totale abbiamo speso $63.52. In teoria non ci ha messo la mancia. Lo vedremo proprio con $100. Andiamo. Comunque alla fine molto molto buoni. Questo posto ci stava. Pagato. Adesso penso che facciamo una camminatina qui e poi decidiamo oggi pomeriggio in realtà dove muoverci. Siamo un po' tipo, boh, chi lo sa, cioè avremo una scaletta di cose che non possiamo fare, quindi dobbiamo un attimo adattarci. Per quello in questi giorni siamo andati nei centri commerciali, perché almeno sono riparati e fa più caldo. Ma adesso non è che piove, non fa freddo se uno ci portava la felpa. Cioè, fanno impressione da quanto sono grandi questi negozi. Penso di aver mai visto uno Chanel così giga, letteralmente. Il nostro amico Pradina. Cecchetto. Rodeo Drive. Che carino. No, vabbè, ma quello che si muove. Assurdo. No, vi prego, guardate queste cucce per cani, cosa sono. Lusso puro. Modern aesthetics. Quella. Fanno morire le canzoni. In penuna padana siamo. Cioè, più... Boh, non lo so. Questa è moltissima. Vecchi ricchi. Questa, colori strani. Questa torna indietro, sta bionda. Alcune case obbrobriose, altre invece... Andiamo a vedere il sud, se si può passare. Beverly Park. Noi in realtà siamo venuti per vedere se c'era la casa di Justin Bieber. Perché è a Beverly Park, però giustamente nella zona proprietà privata, figurati se si può andare.
Magari lì dentro. Hey Justin, sei tu? Che macchina ha Justin Bieber? Allora, è da un po' che non ci sentiamo. Sono le 17. In questo tempo in realtà siamo rimasti un po' a casa. Sono fatta male a un dito del piede, non riesco a camminare bene. Sad story. So che non si sente niente di quello che dico. Ora andrò da Ulta per tirarmi su di morale, vista la brutta giornata e visto che non ci sono ancora andata. Vediamo un po' cosa troviamo di bello. Questo vi ricorda qualcosa, quest'Ulta? Con The Beauty House siamo venuti proprio qui. Uno dei miei preferiti. In realtà ce ne sono diversi, però vengo sempre qui alla fine. La cosa bella di Ulta è che ci sono un sacco di brand. Tipo Jaclyn, Color Pop. Adesso vi faccio vedere un po'. Intanto di Jaclyn io non ho mai provato nulla. Non so perché non mi ho mai ispirato da dire devo per forza comprare qualcosa. Ma voi? Questo è molto carino. Carino però. Andiamo a sbirciare un po' di qua. Oddio, questo qua non lo conoscevo proprio. Sugar Rush by Tarte. Ha fatto anche diversi prodottini. Questo Butter Bomb. Che carino. Invece qua c'è il classico Tarte. Qui abbiamo tutto Morphe. I pennelli per Ariel. Allora qua devi sentire la qualità. Queste sono le forme. Palettina, sembra un sacco quello di Too Faced con questa forma in metallo. Queste matitine mi incuriosiscono. Ho sbocciato queste qui, sono leggermente diverse una volta sbocciate, tipo ad esempio questa, che sembra abbastanza calda, in realtà è la terza, abbastanza più fredda. Vediamo se trovo i famosi prodotti di Elf. Questo del contour, ovviamente tutto sold out. Questo c'è, che è il dupe invece di quello di Charlotte. E qui abbiamo Color Pop, amici. Quanto mi piace Color Pop. Cioè, secondo me qualità prezzo è sempre molto valido. Ora scruto un pochino. Potrei letteralmente stare qui le ore. E sto già facendo danni. Guarda che bella questa tazza. Ceramica riciclata. Se non pesasse così tanto me la porterei via. Ho preso lo strawberry, anche il lemonade, tipo quello che prende sempre Riccardo. Sto giro l'ho preso anche io, che è molto buono. Ora ho chiamato un Uber e raggiungerò Riccardo, quindi a breve ci ricongiungiamo. Yes, che buono che è. Sono arrivata a Hollywood ed eccola il rompino. Eccolo che saluta. Mi fa troppo ridere quel dinosauro là sopra. Ecco, è verde. We can go. Che strade. Cibo, ci siamo ritrovati. Un sorso. Ah, chissà perché hai preso questo. Ecco anche qua. Non me lo ricordavo questo posto. Forever 21 non era fallito. Ho trovato il mio miglior amico per fare lentiggini, era il penultimo. Yes. Grazie a me. Bravo. La palette di Mario non c'è, quindi ora andiamo a cercare One Size per il lampo. Guarda, i figli lasciano lo stand, sì, proprio guarda, a culo. Brutto. Credo mi sboccerà questo blush di Danessa. Cioè, ma scusa, qua sembra rosa. Infatti. Qua sembra pescato. No, ok, no. E devo provarne uno almeno, dai, sì, il colore secondo me è più carino. Ecco il mio bottino, mi ha dato un sacchetto minuscolo, strapieno. Speso la biglietta di $98. Comunque ora andiamo a vedere la scritta di Hollywood e poi andiamo... Oddio, non mi ricordo mai come si chiama. No, in video si vede pochissimo. Non si vede niente. Leggermente lo vedete là, Hollywood, poco poco però. Eccoci arrivati! Chris. Ah, si chiama Urban Light. Quanto è bello. Troppo. Ci intrufoliamo dentro. Dun dun dun. Dun dun dun. Ah. Fagli vedere quella con le gambe di prima aperte. Quale? Vabbè, indietro, ecco questa.
Che stronza. No, vabbè, che ridere. Ma questo secondo me, se non avessi su, se avessi i pantaloni lunghi, sarebbe figa. Sì, ma si vedono solo le scarpe. Sono pulite voi adesso. Dai, come te la faccio sta foto? In piedi allora. Cioè, in piedi. No, guarda un po' su, bravo. Guarda di profilo. Non è a culo, è questa? Magari è venuta bene una foto così. Si vede che non facciamo più foto da tanto. Guardiamo, abbiamo cambiato. Adesso cammina. Vai, sguardo la Tyra Banks se voglio. Intenso. Super intenso. Ti piacciono? Oh my god. Comunque, con il flash si vede. Sono tipo le grafiche, molto più carine. Il problema è come ti ha fatto la struttura. Sì, la struttura fa schifo. Piove, piove, la gatta non si muove. Occhio. La gatta va in pensione. Uccide. Vado. No. Gente. Adesso Riccardo mi farà guidare, vero? Ma non ci penso. Mi farà guidare, ci penso, mi farà guidare, ci penso, la macchinina. Non ci penso. Guarda che ho anch'io la patente, quindi ma posso guidare. Ma non sei assicurato per questa macchina? Guarda come sculetta questo ragazzino, sembra quasi un... Ma che palestrina? Escortino. Let's go! Look at my shoes! Paninozzi arrivati. Adesso devo lavare il tavolo questo. Prima le patatine, ho preso la pink lemonade. Raga, letteralmente abbiamo speso la metà di ieri che abbiamo detto da Shake Shack. Assurdo. Costa la metà di tutti gli altri fast food. Cioè ieri con $19 abbiamo mangiato un menù a testa. Che adesso abbiamo mangiato da Shake Shack, l'ho già detto. Da Five Guys avevamo speso €55 in totale. Viene a venire qua perché c'è la coda. E qua tipo il McDonald's è considerato il più sfigato di tutti. Bene, accendi Riccardo. Accendi la luce. Bene amici. Siamo arrivati alla fine. Smettila di questo video, vi saluto, spero vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuta un po' questa Los Angeles 2023 e noi ci rivediamo con un nuovo video. Bye bye. Quanto stupido.